Questo nuovo plesso scolastico è un valore aggiunto per gli alunni di San Cipriano, ma non solo, in realtà per tutta la comunità roncadese. Un plesso completamente ristrutturato, adeguato alle norme antisismiche e ampliato così da offrire ai ragazzi una mensa più spaziosa, una nuova sala polivalente e un'area esterna molto più a misura di bambino. È un po' una scommessa in tempi di drastico calo delle nascite investire sulle strutture scolastiche per i più piccoli. Roncade ci ha creduto impiegando 3 milioni di euro stanziati dall'Europa tramite il fondo Next Generation, aggiungendone altri 500.000 e inaugurando il nuovo plesso Luigi Einaudi di San Cipriano. Una scuola nuova a tutti gli effetti, anche dove sono stati recuperati i volumi razionalisti degli anni 20. Una scuola all'insegna del verde, nei suoi colori, negli spazi che sono stati pensati per una didattica nuova, quella innovativa e moderna che stanno portando avanti i nostri insegnanti e le nostre realtà e le nostre comunità. Quindi è importante il giorno di oggi, ma è importante soprattutto quello che avverrà nel futuro in questi spazi. È una scommessa anche contro l'inverno demografico. Ci sentiamo anche di ricordare Luigi Berlinguer, appunto che con la sua riforma dell'autonomia scolastica metteva proprio al centro questo progetto, il progetto delle scuole, della libertà di scelta educativa e delle comunità, quindi anche degli enti locali che insieme fanno formazione per i nostri studenti.